punto F attraverso Francesca R, 9 giugno 2024, a cura di VB, tu non puoi pretendere. Bene. Posso fare una domanda su oggetti? Sì. Allora, ci sono negozi che vendono ciondoli, talismani, vabbè, fatti con pietre, no? Naturali, che a seconda della pietra dovrebbero dare alla persona, non lo so, energia, equilibrio e tutto quanto. E, non sarebbe più sano lasciare le pietre dove stanno nel loro contesto naturale, adesso non lo so, tipo la lapislazzuli in India, perché magari possono avere un potere energetico a livello proprio globale, no? Del pianeta. Cioè se stanno lì io li lascerei lì, questo è quello che penso io. Hanno già servito il loro scopo. Quando vengono prelevati e portati e distribuiti è perché si necessita un trasferimento dell'oggetto in un'altra parte del piano fisico in modo da poter continuare la funzione. Altrimenti, come tutti quelli non scoperti, non li avete ancora trovati. Ricordati che tutto quello che appartiene al piano fisico è utile al piano fisico stesso. Niente è immobile. Tu non puoi pretendere che il piano fisico non segua le leggi del divenire. Ora, può essere un vostro cruccio, un pensiero, può sorgervi la domanda, ma il piano fisico non è un'entità incarnata. Ma il piano fisico, aggiungo, è creato e percepito dagli appartenenti al piano fisico, che mutano la creazione e percezione, modificano costantemente la creazione e percezione del piano fisico stesso. Quindi non ha senso quello che tu credi, altrimenti se fosse così, tu da dove nasci, nel punto esatto dove nasci, non dovresti mai dover spostarti. Invece tu ti devi muovere all'interno, devi cambiare, devi divenire, trasformare. È chiaro? Sì, sì.